Va ora in onda? English Talk Show. Un programma di Lorenzo Rossi. British Sports World. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, alle radioascoltatrici. Siamo collegati per English Talk Show, la trasmissione che ci racconta lo sport british e non solo. Con noi il conduttore principale, insomma, di questo programma, Lorenzo Rossi. Buonasera, ciao Francesco, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Benissimo Lorenzo, allora come di consueto partiamo con il nostro sommario prima italiano e poi inglese. Sicuramente, salve a tutti e benvenuti ad un'altra puntata di English Talk Show. Siamo intorno alla 45, 46, adesso non mi ricordo nemmeno la numerazione, però questo ha poca importanza. In questo numero avremo calcio con una breve occhiata al campionato che ha detto inglese, la Sky Bet Championship, che è giunta ormai alle ultime battute per quanto riguarda la regular season, un po' come la Serie B italiana che conduciamo io e Francesco, e avrà un big match alle viste, diciamo, nella credo prossima settimana. Poi arriveremo a parlare, a riassumere quello che è accaduto nelle semifinali di ritorno di Champions League, dove c'è stata una sorpresa e una no. Passeremo poi, dopo una pausa musicale, a parlare ancora brevemente dell'Leicester, che ovviamente ha catalizzato l'attenzione anche dei media italiani in maniera secondo me molto esagerata, nel senso che è stato addirittura messo prima
della politica italiana, una cosa che se l'Inghilterra vincesse gli europei ovviamente non accadrebbe. Poi passeremo alla Formula 1 commentando ciò che è accaduto nel Gran Premio di Russia svoltosi domenica scorsa, e finendo avremo l'ultima parte dopo una pausa musicale, come al solito condotta ottimamente dal nostro Francesco, che ci parlerà di ciclismo, virgolette, dovrebbe essere una delle ultime volte, anche se comincerà il Giro d'Italia, proprio sarà cominciato mentre ci starete ascoltando. Bene, ora in lingua inglese. Yes. Welcome and hello and welcome to another episode of English Talk Show. In this one we will have, as usual, a lot of football. Firstly, turning our attention to the Sky Bet Championship, going towards the end of the regular season with a big match coming up during the weekend. And then we will recap and comment the second leg of the Champions League semi-finals that took place between Tuesday and Wednesday. And then again some football, focusing on again Leicester, the champions of the Premier League, that won the title for the first time in their history. And then turning to other sports, we will comment the Russian Grand Prix that took place in Sochi last Sunday. And then in the final part of the program, we will have some cycling for you, the part in charge of my colleague Francesco. Ok, enjoy. Benissimo. Possiamo partire. Allora possiamo partire dalla Championship, che è arrivata, come dicevi tu, all'ultima giornata. Si sono giocate tra le tre partite, diciamo, principali dello scorso turno, riguardavano il Burnley, il Middlesbrough e il Brighton, che lottavano per due posti in Premiership, partendo tutte e tre allo stesso punteggio, 87 punti. Allora, hanno iniziato venerdì sera 29 aprile, ho avuto anche occasione di assistere all'ultima mezz'ora di questa partita, il Birmingham City contro il Middlesbrough, si giocava in quel di Birmingham. Il Birmingham non è assolutamente andato in campo per fare una partita di per dare una mano agli avversari, intendiamoci. Hanno giocato assolutamente in modo serio, sono andati in vantaggio con Gleason al 33esimo, poi il Middlesbrough con Rhodes al 40esimo e con Ramirez al 57esimo ha trovato due gol che sembravano lanciarla verso la vittoria, ma al 68esimo Davis ha pareggiato per il Birmingham e poi sono stati vani gli ulteriori salti del Boro nel tentativo di portarla a casa questa partita. Poi si sono esibiti invece la sera del 2 maggio, quindi ben tre giorni dopo, in occasione di una festa, vero che c'è in Inghilterra il 2 maggio, quindi ha fatto sì che ci fossero questi posticipi. Holiday Monday. Le altre due formazioni, il Brighton e il Burnley. Allora il Brighton ha rischiato grosso, nel senso che dopo una partita che si è trascinata per 70 minuti sullo 0-0, è andato sotto in casa contro il Derby County con una rete di Wayman al 71esimo e ha trovato il gol dell'1-1 con Wilson solo al 90esimo minuto, giocando tra l'altro con inferiorità numerica, perché all'83esimo è stato espulso Dunk per somma di ammonizioni. Questo ha fatto sì che il Boro e il Brighton si trovino appaiati a quota 88 punti. Vedremo poi che sarebbe cambiato poco, tra l'altro, se il Brighton avesse perso. Il Burnley invece, approfittando di questo doppio pareggio e approfittando del confronto diretto tra le altre due che ci sarà in occasione dell'ultimo turno, superando il Queen's Park Rangers con una rete di Vokes al 61esimo, quindi anche lui proprio veramente di misura, avversaria il Queen's Park, il Brighton, il Birmingham, che hanno interpretato con serietà il loro ruolo fino alla fine, ha vinto 1-0 con Queen's Park e ha potuto festeggiare la promozione in quanto sì, ha soli due punti di vantaggio sulla coppia, ma Middlesbrough e Brighton, ma essendo queste destinate a incontrarsi tra di loro nel prossimo turno, per forza si ruberanno punti a vicenda e il Burnley è sicuro della promozione, non del primo posto, perché in teoria se perdesse il Boro ad esempio vincesse con Brighton, finirebbe primo il Middlesbrough e secondo il Burnley, ma comunque poco cambierebbe ai fini
della salita in Premier. E non ci sono più parità, non ci saranno più parità eventualmente. Tutto da vedere naturalmente, perché dovrebbe contare la differenza reti, vero? Non lo spareggio in caso di assolutamente arrivo. Assolutamente. Quindi, la prima discriminante è la differenza reti in Inghilterra. Quindi se il Middlesbrough dovesse riuscire a pareggiare, anche che non soltanto a vincere col Brighton, avrebbe lui la promozione, perché ha più 32 di differenza reti contro il più 30 del Brighton. Per quello dicevo che se anche il Brighton avesse perso con il derby non sarebbe cambiato nulla, perché comunque sarebbe stato costretto a vincere. Il pari non gli basta neanche partendo da pari punti. Tutta da vedere questa partita, che andrà su Sky, penso in diretta sabato alle 13:30. Senza sottotraccia, ci auguriamo per gli abbonati, perché veramente, cioè, è una... sembra scritto da Hitchcock, no? Questo finale con lo scontro diretto all'ultima giornata, però diciamo è anche un po' quello, adesso poi è abusato questo termine ultimamente, in questi ultimi tempi, il bello del calcio inglese, ma ne parleremo sicuramente, ne parleremo nella piccola chiosa, nel piccolo spazio che dedicheremo anche all'Leicester, e in tal senso, e non solo, vi invito a ascoltare il podcast di Anglocalcio FM, che sarà già online, credo, quella sera, e poi dopo la diretta, che comunque si avrà alle 19:30 di giovedì, quindi sarà stata, quando ci ascolterete, di giovedì 5. Dunque, finiamo magari di leggere la classifica della Championship? Sicuramente, adesso passiamo alla classifica, al termine della puntata vi darò tutte le caratteristiche tecniche per ascoltare Anglocalcio. Allora, il Burnley ha 90 punti, promosso in Premiership, Middlesbrough e Brighton 88, Hull City 80, Derby County 78 e Sheffield 74, tutte queste squadre, una tra Middlesbrough e Brighton, e l'Hull City, il Derby e lo Sheffield, saranno protagoniste dei playoff per la terza promozione, ormai è già matematico. Infatti il Cardiff City, che è il settimo, è staccato di ben 7 punti dallo Sheffield, quindi non ha certa possibilità di recuperare in un turno. Quindi Cardiff 67, Ipswich 66, Birmingham, Brentford 62, Preston North End 61, Leeds 58, Queen's Park Rangers 57, Wolverhampton 55, Blackburn, Reading, Nottingham e Bristol 52, Huddersfield Town 51, Rotterdam 49, Fulham 48, Charlton 40, Milton Keynes Dons 39 e Bolton Wanderers 30 sono invece da tempo retrocesse matematicamente nel campionato inferiore, cioè in Ligue 1, che anche lei sta esaurendo il suo percorso. L'avevamo vista velocemente la settimana scorsa. Il Wigan Athletic è ritornato matematicamente in Championship e scusate, a un passo dalla promozione il Burton Albion, che ha 84 punti contro gli 81 del Walsall, quando manca una giornata, e differenza reti nettamente superiore, quindi dovrebbe verificarsi un cataclisma perché il Burton non riesca a salire in Championship. Sicuramente poi, poi playoff ci saranno per la terza promozione. Anche per quanto riguarda questo campionato troverete sicuramente maggiori ragguagli in Anglocalcio FM. Passiamo alla Champions League. Quindi passiamo alla Champions League, si sono disputate le gare di ritorno delle semifinali. Prima sono andate in campo il Bayern di Monaco e l'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid aveva vinto 1-0 all'andata. Si è presentato all'Allianz Arena pieno di speranze, ma certo non da favorito. Il Bayern è andato in vantaggio al 31esimo con Xabi Alonso. Sembrava che per i tedeschi la strada fosse spianata verso una vittoria magari 3-4-0, invece non hanno segnato più. Al 53esimo Griezmann ha portato su 1-1 l'Atletico Madrid. Nel finale Lewandowski ha segnato ancora per il Bayern, riaprendo assolutamente tutti i giochi, ma non c'è stato niente da fare. Poi il Bayern ha dovuto anche parare un calcio di rigore
nelle fasi conclusive con cui l'Atletico avrebbe potuto chiudere molto anticipato.